Sono svolti il 31 maggio ad Assoli i festeggiamenti in onore di Santa Petronilla, patrona del paese. Petronilla era diaconessa, ovvero una vergine consacrata a Cristo, seguace degli apostoli, dotata di diversi carismi, tra cui quello della guarigione. Secondo la passione dei santi Nereo ed Achilleo, composta nel V-VI secolo, ma di poco valore storico, Petronilla sarebbe la figlia di San Pietro. L'attribuzione di figlia di San Pietro, che nei secoli è rimasta tale, deve essere scaturita dalla somiglianza dei nomi Pietro e Petronilla. Petronilla visse ai tempi delle persecuzioni dei cristiani, venne chiesta sposa da un ufficiale romano di nome Domiziano, con l'intento poi di convertirla al paganesimo, ma Petronilla chiese 3 giorni per riflettere, che trascorse in preghiera. Tra il 29 e il 30 maggio assistette alla sua ultima messa e, dopo aver ricevuto la comunione, morì addormentandosi nella grazia del Signore. Il giovane, dopo 3 giorni, andò da lei, ma il 31 maggio la trovò morta. Era l'anno 96 d.C. Nel 1638 Santa Petronilla venne dichiarata patrona di Assolo grazie all'opera dei conti Val Guarnera, nella cui famiglia molte donne portavano il nome della santa. Fulcro delle celebrazioni in onore della patrona è la maestosa Basilica di San Leone, chiesa madre del paese, una delle poche basiliche siciliane a 5 navate. Da qui alle 20 parte la solenne processione col simulacro della patrona portato a spalla, preceduto dagli stendardi delle confraternite di Assolo, Leonforte ed Agira, e dalle altre confraternite di Assolo. La processione ha percorso le principali vie cittadine. Presenta la processione le autorità religiose con in testa il parroco Don Salvatore Minuto, il viceparroco Don Robin Mungua e Don Antonio Costa, parroco non ad Assolo, ma che svolge il suo ministero parrocchiale a Royate in provincia di Roma. Presenti le autorità civili con il sindaco Antonio Licciardo e militari. Significativa la sosta di fronte al cimitero, qui si trova la chiesa del Carmine. Nella prima metà del 1600 Santa Petronilla venne proclamata patrona di Assolo. La sua devozione fu portata anche a Trabia, in provincia di Palermo, il cui principe fondatore aveva sposato una contessa di Assolo. A Santa Petronilla è stata dedicata una cappella del cimitero cittadino. La chiesa Santissima del Carmine, costruita nel 1400. All'interno del tempio si trova la tomba di Francesco Val Guarnera, detto Tomba del Paladino, opera della scuola gaginiana. Di notevole bellezza e valore artistico sono il prospetto romanico e la bellissima torre campanaria con le sue aperture bifora. Qui, dopo un momento di preghiera, è avvenuta la benedizione dei defunti con la reliquia di Santa Petronilla. Subito dopo è stato suonato dalla banda Antonio Pacini di Assoro il silenzio. Dopo questo toccante momento, la processione è ripartita attraverso la centralissima via Crisa. Durante la processione, i portatori degli stendardi sono esibiti in giochi di abilità. Giunti in piazza Marconi, dopo lo spettacolo pirotecnico, la statua di Santa Petronilla ha fatto il suo ingresso in basilica. La benedizione con la reliquia della patrona da parte di Don Antonio Costa ha chiuso la festa.